Sì, grazie Presidente, ringrazio per l'illustrazione. Sicuramente molte cose sono state dette, però a mio avviso molte cose non sono state dette. E molte informazioni le abbiamo lette sui giornali. Io volevo capire innanzitutto se i documenti che ci sono stati dati sono il piano o sono un estratto del piano. Perché noi abbiamo un problema come gruppo politico, non so le altre forze, che è un problema legato alla trasparenza. Perché purtroppo spesso e volentieri ci vengono negati degli atti. Primo fra tutti il piano appunto industriale. Oggi ci troviamo qua a discuterne e io ho fatto richiesta di accesso agli atti proprio per venire qui e avere le informazioni, poter fare delle valutazioni in maniera consapevole e mi è stato negato. Insieme a questo, i verbali del CDA, anche lì noi avremmo l'esigenza di capire quello che la fiera è stata in passato e poter fare appunto delle nostre valutazioni avendo contezza di tutto quello che rappresenta la fiera. Però se a noi come consiglieri ci vengono negati, a mio avviso, inopinatamente degli atti, diventa un problema. Le consulenze, si sta parlando di un piano industriale, vorrei capire anche qui se ci sono margini di miglioramento, ma se io non so quanto è stato speso prima e per cosa, come faccio a fare le mie valutazioni? Devo venire qui e fare sempre di sì con la testa, no? Cioè, io credo che non sia questo l'obiettivo. Allo stesso modo, noi di qui a breve ci ritroveremo a discutere un progetto di legge che parla di fusioni e io non ho avuto modo di avere gli atti relativi all'incarico che è stato dato alla società, la KPMG. Non so quanto abbiamo speso per questo incarico, non so quali sono i criteri che sono stati utilizzati per dare l'affidamento a questa società, che ricordo era una società di revisore. Erano i revisori dei conti che hanno sostanzialmente certificato i bilanci della Banca Popolare di Vicenza con tutto quello che è successo e con più di 100.000 soci sul lastrico. Insomma, vorrei capire e vorrei avere le informazioni per poter fare le mie valutazioni. E credo di non chiedere niente di, come dire, così difficile. Io capisco che è una società misto pubblico-privato, insomma, e non abbiamo la maggioranza, però. Questo non significa che qualcuno ha il diritto di negarci gli atti, anche perché noi ci dovremmo esprimere su atti legati alla fiera. E ricordo che è un asset importantissimo, lo si diceva prima, oltre che per la nostra regione, per la città di Bologna. Quindi io rappresento anche in questa sede l'esigenza e il problema di trasparenza rispetto agli atti che ci vengono negati. Provo a entrare nel merito. Allora, tante cose sono state dette, molti sono i dubbi che mi rimangono. Primo fra tutti è dove troviamo le coperture, nel senso che si parlava appunto di questi 94 milioni per ristrutturare, allora 10 sono sicure, sono quelli del pubblico, più i 3 della Camera di Commercio. I soci privati che cosa fanno? Visto che, ripeto, è stato calendarizzato da qui a breve l'approvazione del PDL che sancisce e che istituirà questi 5 milioni da parte della Regione, io voglio sapere i soci privati che cosa faranno, cioè li dobbiamo dare a scatola chiusa questi 5 milioni o i soci privati faranno la loro parte, perché questo non è stato detto, è stato detto in parte, e quanto è richiesto da parte loro, che se non ho capito male l'investimento da parte dei soci privati arriverà a coprire un 20-26 milioni in tutto tra soci pubblici e privati, ho capito bene? Non lo so. E chiedo un chiarimento su questo, perché l'impressione è che se le cose stanno veramente così, significa che il resto dei 70 milioni dovranno metterle le banche. E io ho come l'impressione che andiamo a coprire sicuramente i primi 3 anni, ho visto dal piano di investimento che corrisponde al rifacimento dei padiglioni 29 e 30, che ancora se non ho capito male dovrebbe corrispondere dovrebbe essere la risposta alle esigenze di EIMA. Non è così. Comunque, in ogni caso, cioè andiamo a coprire i 3 anni e dopo, e se le banche non finanziano questi 70 milioni. Anche qui andiamo, come soci pubblici andiamo a dare 5 milioni, però bisogna che abbiamo delle certezze. Cioè, non possiamo accontentarci di questi 3 anni senza sapere le banche che cosa faranno. Se
perché è un piano industriale fatto con certe esigenze, con certi criteri. Sul dimezzamento delle partecipate, vabbè, si parlava di forte riduzione, io lo chiamerei un timido risparmio, cioè parliamo di 300.000 euro, insomma non è che sia un risparmio così, questa forte riduzione. C'era un'altra cosa che mi interessava capire, era la questione del Palazzo degli Affari, perché legato a questo c'è la questione appunto della maggioranza pubblica. Dalla documentazione mi sembra che ci sia in previsione per il 2020. Anche qui volevo capire dall'assessore quali sono le intenzioni dei soci pubblici, legati anche allo statuto, insomma c'è tutto un discorso legato appunto al Palazzo degli Affari, di cui anche si era già parlato, il sindaco Merola aveva fatto certe affermazioni rispetto a questo. Dal mio personale punto di vista sarebbe una cosa positiva che i soci pubblici prendessero la maggioranza, anche per questioni se banalmente di trasparenza di cui si parlava prima. Con la maggioranza pubblica probabilmente ci sarebbe una maggiore volontà, diciamo così, di rendere pubblici gli atti e di mettere in condizione tutti di lavorare, insomma. Rispetto al taglio delle consulenze non ho sentito niente, anche qui volevo capire, si può tagliare da qualche parte? Io anche questo, ripeto, non lo so, non sapevo quanto abbiamo speso prima, non so se ci sono dei margini. E non ho sentito niente sulla razionalizzazione della capogruppo, cioè anche lì ci sono dei margini per tagliare da qualche parte? Ho sentito parlare di partecipate, ma la capogruppo è possibile che non si riesca a razionalizzare da nessuna parte? No, mi sembra un po' strano. E poi un'altra questione legata al rifacimento della fiera è la questione dei collegamenti col trasporto pubblico. Secondo me anche qui manca una strategia chiara degli enti locali ed è un punto, secondo me, anche questo imprescindibile che dovrebbe essere ricompreso all'interno di questo piano. Non ho sentito parlare neanche di una questione di cui noi ci stiamo interessando da un po' di mesi, di cui si parla soprattutto al sud, ed è la questione della New Co Bari Levante, perché si parlava di fusione a 3, ormai la fusione è a 6, perché c'è Vicenza e c'è Bari. Anche qui volevo capire cosa andiamo a fare esattamente in una situazione che non è proprio delle più rose con questa New Co. E in un progetto di privatizzazione che noi abbiamo messo in discussione, quindi per noi è un progetto di per sé discutibile, ma andiamo ad investire in una situazione che già di per sé è precaria e non ne avremo così necessità, nel senso che è un investimento a rischio, tra virgolette, e non ho letto nulla di questo nel piano industriale, posto che comunque rispetto alla famosa lettera di intenti c'era una postilla in cui si diceva teniamo ferme le bocce fino a dicembre e poi altre operazioni si potranno fare a gennaio, e invece qui ci si sta muovendo, però io penso di aver capito che ancora non è stato concluso niente e che se ne parli fine novembre, però sì, insomma anche qui volevo capire poi esattamente che cosa ci andiamo a fare e se non c'è il rischio di portare manifestazioni di Bologna giù, e volevo rassicurazioni su questo. Infine c'è una partita dalla quale siamo partiti, che è quella dei lavoratori, inevitabilmente è un discorso che andava toccato anche questo, e di cui noi vorremmo avere garanzie e sicurezze, perché so che ci sarà un incontro l'11, sui giornali si parlava di una curva morbida, volevo capire che cosa significa e quali saranno di nuovo le prospettive per questi lavoratori, la cui questione io non la ritengo ancora chiusa. E vorrei avere delle certezze anche da questo punto di vista, sempre nell'ottica del fatto che la Regione ci metterà dei soldi pubblici, però a fronte di un aumento di capitale, anche questa è una questione che va gestita e non va sottovalutata. Ultima considerazione e poi concludo: è verissimo che Bologna Fiere ha bisogno di una riqualificazione, dall'altra parte però non si può far finta che la gestione di Bologna Fiere è in mano alle stesse persone da tanti anni, quindi mettere mano al quartiere fieristico è la parte più grossa del problema,
Ma se la macchina viene guidata sempre dalle stesse persone che per anni ci hanno portato verso un fosso, tra virgolette, forse anche qui è il caso di fare delle altre valutazioni, perché il rischio è che va bene la riqualificazione, ma il rischio è che poi questa macchina non cambi strada e non ci porti da nessuna parte.